una battaglia dura. È stata una battaglia dura che abbiamo condotto con l'aiuto di tante persone, di tanti collaboratori. Se liberiamo un attimo. Siamo partiti da lontano, ma siamo partiti non con la campagna elettorale, siamo partiti con il lavoro enorme che abbiamo fatto nella nostra città. Io ho il dovere di ringraziarvi perché avete dato un contributo straordinario alla mia vittoria elettorale. Grazie. Grazie a tutti i maggiori. Ma mi vorrei dire che il risultato di Salerno ovviamente ce lo si poteva aspettare ed è stato davvero eccezionale, ma c'è stato un altro risultato che politicamente, questo lo capite tutti quanti, ha un significato straordinario. Io ho vinto anche nella città di Napoli. E vorrei che arrivasse da questa piazza un applauso alla città di Napoli e un ringraziamento. Grazie a voi. È stato straordinario. Ricordate quante stupidaggini abbiamo sentito in questi mesi, in questi anni. La verità è che siamo meridionali, siamo campani, c'è una umanità che ci accomuna, c'è un senso anche della sofferenza umana che ci accomuna, e questo è stato davvero un risultato per me bellissimo. E allora, siamo partiti da tanto tempo fa, non era la campagna elettorale, diciamo che siamo partiti con il lavoro che abbiamo fatto qui, in una realtà meridionale difficile, dove siamo riusciti a fare un lavoro che ci ha consentito di conquistare il rispetto della gente. Io ricordo che tanti anni fa, quando andavo in giro per l'Italia, andavo a fare dibattiti a Torino, a Milano, a Verona, venivo comunque visto come uno del sud o comunque uno da tenere ai margini. Ma poi a poco, quando abbiamo dimostrato di aver raggiunto il primato nazionale, sembrava impossibile, per la raccolta differenziata, le politiche ambientali in una città del sud della Campania hanno cominciato a guardarci con rispetto e poi hanno osservato la trasformazione urbana della nostra città, che è la più vasta trasformazione urbana che abbia conosciuto, credo, un'area urbana del nostro paese, grande architettura contemporanea, già aperto decine, centinaia di cantieri. A volte, ho detto a qualche amico di Napoli, fai la prova a camminare dal casello di Mercato San Severino fino a Napoli e conta le gru che sono alzate a destra e a sinistra. Poi ti metti sulla collina della mia città e vedi quante gru sono alzate. La gru alzata è il simbolo di un'economia in trasformazione, degli investimenti che continuano. È veramente un caso unico in Italia, la quantità, la qualità della trasformazione urbana che abbiamo realizzato. Poi a poco siamo diventati fra le prime tre città d'Italia per la rete di asili nido. Siamo fra le prime tre città d'Italia, tra un anno e mezzo saremo la prima città d'Italia per la rete di asili nido, per l'assistenza domiciliare agli anziani. Siamo oggi già la prima città d'Italia per le energie rinnovabili. E tutto questo è avvenuto in un quadro di sburocratizzazione radicale, di aiuto all'imprenditoria, in un quadro di trasparenza assoluta. Abbiamo investito miliardi di euro in opere pubbliche, in un quadro di rigore, di correttezza che non ha uguali in Italia. In Italia si piangono le porcherie di qualche grande cantiere del nord, qui abbiamo gestito in maniera spartana. Abbiamo gestito il bilancio del nostro comune con rigore, anche se qualche magari parlamentare di Salerno, pur di fare un po' di ammuina, si è abbandonata al discredito della nostra città per cercare di raccontare che mi credo, che mi credo. Abbiamo lavorato così, abbiamo lavorato con semplicità, abbiamo lavorato senza avere un'auto blu, non avevamo auto blu nel comune, ci sono tanti consiglieri comunali, assessori, sapete che non c'è stato l'ombra di un privilegio.
abbiamo lavorato con alcune caratteristiche, stare in mezzo alla gente. Io faccio fatica a trovare miei competitori o miei colleghi che abbiano il coraggio di girare per i quartieri. Noi giriamo a testa alta per i quartieri perché abbiamo dedicato la vita. Abbiamo eliminato quello che è uno dei problemi tipici delle amministrazioni comunali, il rapporto sofferto fra il centro e le periferie. Nella nostra città le periferie non ci sono più, è tutto centro, abbiamo investito dappertutto, monumentalizzando le periferie, umanizzando la vita nei quartieri, e poi siamo riusciti con molta fatica ad affrontare senza imbarazzi anche un altro tema che è delicato, soprattutto per il centro-sinistra, il tema della sicurezza, tema delicatissimo. Siamo riusciti a mantenere un equilibrio giusto fra l'essere una città dell'accoglienza, cosa per noi irrinunciabile, una città della solidarietà, capace di dare ospitalità a quelli che scappano dalle malattie, dalle guerre, dalle persecuzioni, ma rimanendo contemporaneamente una città nella quale si rispettano le leggi al di là della nazionalità. Bravo. E non si tollera che venga qualcuno per delinquere o per organizzare il traffico di droghe. Salerno è anche la città della sicurezza. Perché ho voluto raccontarvi queste cose? Intanto per dirvi che io continuo a lavorare anche per seguire i cantieri, sia pure un po' più da lontano. L'ultimo cantiere lo abbiamo chiuso qualche giorno fa, lungo lì. Che bella, quell'opera. Che bella l'opera. State tranquilli perché adesso è ancora a senso unico a scendere. Poi si chiuderà il traffico sotto il Ponte Piccolo e si farà doppio senso dai due lati, quindi non ci sarà l'intasamento. Ho visto qualcuno dice, ma si blocca, sì, siamo ancora... Allora, abbiamo continuato a lavorare così. Perché vi ho raccontato queste cose? Perché questa è stata la carta fondamentale che io ho speso in questa campagna elettorale. Voi sapete che oggi la credibilità della politica è pari a zero. Le parole della politica non contano più niente. C'è un senso di malessere, di frustrazione, la gente è ripiegata su se stessa, un po' per il peso della crisi, un po' perché la politica nel nostro paese troppe volte ha dato prova di non saper mantenere la parola data e di perdersi in un chiacchierificio eterno. Bene, aver potuto dire a Napoli, a Caserta, a Benevento, ad Avellino, guardate, io mi presento non in nome delle parole che ho detto, ma in nome delle cose che ho fatto. E questo ci ha dato la forza di poter combattere, di poter vincere la campagna elettorale. Aver potuto dire a tutti i campani, guardate, eravamo partiti da nulla e ci siamo inventati un'economia turistica che nella nostra città non esisteva, e come voi sapete non è che abbiamo il patrimonio storico artistico straordinario che ha una capitale del mondo come Napoli. Siamo partiti con molta modestia, non avevamo niente, non è che abbiamo una tradizione secolare di turismo. Bene, siamo riusciti in 2 o 3 anni a creare un flusso di turismo verso la nostra città di 2,5 milioni di visitatori, una cosa incredibile. Siamo fra le prime 7 città più attrattive d'Europa secondo TripAdvisor nel periodo invernale, una cosa inimmaginabile. 250 bed and breakfast, abbiamo alberghi pieni nel raggio di 15 chilometri nel periodo di punta di luci d'artista, abbiamo un'economia che è esplosa in un momento di grande difficoltà. Beh, questo ci ha dato una grandissima credibilità e mi ha consentito di dire, guardate, io vorrei fare quello che ho già fatto da sindaco, vorrei cambiare la faccia di questa città, vorrei applicare un metodo di lavoro completamente diverso. Le prime volte mi dicevano, ma guarda che la realtà qui è più complessa, ovviamente la regione è una dimensione maggiore, non c'è dubbio, ovviamente parliamo di dimensioni diverse, ma ho spiegato che non c'entra la dimensione del problema, c'entra il metodo di lavoro che hai. E ho fatto gli esempi che vengono dalle cose che abbiamo realizzato. Qui abbiamo l'unico impianto di compostaggio di tutta la regione Campania per la lavorazione dell'umido che proviene dalla raccolta differenziata. Sapete che in Campania mandiamo fuori regione
con costi altissimi che si scaricano sulle bollette delle famiglie, 500.000 tonnellate di umido. Bene, ho potuto fare questo esempio, ho detto guardate, abbiamo realizzato in città un impianto tecnologicamente avanzatissimo per la lavorazione dell'umido, lo abbiamo fatto in 17 mesi di cantiere, 26 milioni di euro di fondi europei. Bene, per fare un impianto del genere lo puoi fare dovunque, lo puoi fare qui, lo puoi fare a Caserta, a Napoli, dovunque, perché non lo si fa? E così per un porto turistico, abbiamo realizzato un progetto di finanza, un porto turistico di 1400 posti barca, anche qui 18 mesi di cantiere reale. Perché a Bagnoli dopo 40 anni siamo ancora alle prese con gli espropri e con la politica delle aree? Allora non c'entra la dimensione dei problemi, c'entra la determinazione, la capacità amministrativa, c'entra il coraggio nel fare le scelte e c'entra anche la libertà che hai, perché tu puoi governare una istituzione se sei un uomo libero, se non hai padroni e non hai padrini, se non hai padroni a cui rispondere e se non hai i padrini della camorra che ti danno i voti. Abbiamo dovuto ascoltare in questi mesi vere e proprie infamie, e fra le cose più faticose che ho dovuto fare è sopportare le infamie di una campagna di aggressione violenta, volgare, che tendeva a calpestare la mia dignità e la mia vita. Siamo qui a testa, siamo qui a testa alta, perché voi lo sapete bene, lo sanno in tutta la Campania, soltanto in qualche salotto televisivo non lo sanno, ma l'unica vera possibilità che c'è in questa regione di tenere i delinquenti fuori dalle istituzioni ha il nome e il cognome di Vincenzo De Luca. Allora, adesso comincia una fase difficile, ovviamente. Comincia una fase difficile, cominceremo a lavorare da domani mattina, sapete che avremo problemi. E fra le prime cose nuove che introdurremo ci sarà anche questa: dimostreremo che manteniamo la parola che abbiamo dato in campagna elettorale. Abbiamo assunto dei primi impegni. La prima cosa che faremo non riguarda noi, ma riguarda l'area casertana e di Napoli Nord. Ci siamo impegnati ad affrontare definitivamente il problema della terra dei fuochi. In un mese definiremo tutto, e vedrete che in massimo 2-3 anni verificheremo la campagna di tutte le cubane e quelle terre che oggi sono avvelenate e che motivano spesso un'aggressione commerciale nei confronti dei nostri prodotti agroalimentari. Quella terra diventerà di nuovo una terra benedetta da Dio e non la terra dei veleni che produce morte per chi abita lì e per i bambini che abitano lì. Primo impegno: eliminare le coballe e bonificare la terra dei fuochi. Vedrete, ci metteremo 2 o 3 settimane per definire la soluzione, poi, come siamo abituati a fare qui da noi, andremo avanti a carro armato finché non risolveremo il problema. Poi ricostituiremo, e ci tengo particolarmente a mantenere questo impegno, ricostituiremo il fondo che hanno quasi cancellato per i disabili e per gli anziani. Non succederà mai più, non dovrà succedere mai più che un disabile si senta abbandonato, si senta perduto, insieme magari con la propria famiglia. Ricostituiremo questo fondo, toglieremo un po' di consulenti inutili e costituiremo il fondo per i disabili e per gli anziani. Cercheremo di eliminare progressivamente i tetti di spesa, sapete che abbiamo quest'altro assurdo. Abbiamo l'assistenza da parte dei laboratori, medici, specialistici, che è ormai diventata stagionale nella regione Campania. Arriviamo a luglio, agosto, settembre, si raggiungono i tetti di spesa, dopodiché chi vuole fare un'analisi di laboratorio paga in tasca propria oppure deve aspettare anno prossimo. Bene, sapete che ci sono anziani che non si curano più in questa regione.
c'è gente che non ce la fa a curarsi, perché chi deve fare due analisi di laboratorio deve pagare 112 euro, 56 più 56, altro che chiacchiere. La vita è diventata pesante per alcune fasce deboli della nostra popolazione. Faremo queste cose come primi impegni, poi ovviamente dovremo affrontare le questioni di fondo, a cominciare dall'uso dei fondi europei, dai temi del lavoro, che sono temi essenziali nel nostro territorio. Abbiamo il 60% quasi dei giovani disoccupati e qui dobbiamo imparare, ho detto prima, dobbiamo riconquistare il rispetto della gente, ma tu il rispetto lo riconquisti se produci risultati, non se produci chiacchiere. Allora dovremo fare i conti qui con 4.000 lavoratori ancora precari nella sanità pubblica, 4.000 precari a volte da 10 anni, dovremo stabilizzarli. Abbiamo 3.500 idraulico forestali e poi quelli messi in mobilità nelle aziende di trasporto e poi i lavoratori dei consorzi di bacino, di bonifica. Abbiamo un'area di precariato enorme che fa tremare le vene. Dovremo affrontare questi problemi, ma poi soprattutto dovremo affrontare il tema degli investimenti dei fondi europei, come Dio comanda. In questo momento la regione Campania è a zero, perché se dovessimo partire domani mattina con l'uso dei fondi europei non potremmo farlo. Sapete che non sono approvati tutti i principali strumenti di programmazione, il POR della Regione Campania non è approvato, il piano operativo regionale, quindi non possiamo impiegare fondi del ciclo 2014-20, il piano di sviluppo rurale non è approvato, il piano per i trasporti non c'è. Credo che veramente dobbiamo metterci a lavorare imboccandoci le maniche, decisamente. Lo faremo perché questa è la sfida nella quale ci siamo impegnati. Faremo un grande lavoro di sburocratizzazione radicale e lo faremo parlando con gli ordini professionali, parlando con gli operatori economici. Il quadro legislativo deve essere fatto non da professori di violino, ma da gente che sa come funziona la vita reale, l'economia reale. Parleremo ovviamente agli operatori turistici, perché fra i grandi obiettivi che ci proponiamo è quello di far decollare in Campania un grande distretto turistico di valore mondiale, come possiamo fare per le risorse immense che ha questo territorio. Faremo davvero un lavoro faticoso ma straordinario. Beh, noi guardiamo con grande fiducia agli anni che abbiamo davanti a noi, ci sarà da lavorare, ma questo ovviamente non ci spaventa. Lavoreremo con la semplicità con cui abbiamo lavorato qui e mantenendo la nostra caratteristica, quella di governare stando in mezzo alla gente di carne ed ossa. È difficile, ma per quella che è la mia esperienza, la fiducia nel cambiamento la si acquista solo con la verifica del cambiamento. Se vuoi che in un quartiere cresca la fiducia nel cambiamento, devi far vedere a chi vive nel quartiere un parco pubblico che tu realizzi, un'opera pubblica che cresce, devi far vedere un'associazione per la cura dei disabili, per i malati, per i malati di diabete. La gente crede nelle istituzioni quando vede i risultati, non quando ascolta le parole e le chiacchiere. Faremo dunque questo lavoro e lo faremo infine proponendoci un ultimo obiettivo. Ho detto in queste settimane che vogliamo porre termine alla lunga storia della diffamazione della Campania e di Napoli. C'è una vecchia abitudine nazionale che tende a inchiodare per l'eternità, che vorrebbe legare per l'eternità l'immagine della Campania e di Napoli all'immagine della delinquenza e della camorra. Questa storia deve finire. Bravo. Questa è una terra di lavoro, è una terra di sacrifici, è una terra alla quale abbiamo i problemi ovviamente, ma è anche una terra di grande umanità. Di grande umanità, di grande sofferenza, di centinaia di migliaia di persone che vivono anche la propria povertà con grandissima dignità. E vi prego di credermi, lo dico qui nella mia città, ci sono zone in altre parti della regione dove, diversamente che qui da noi, si tocca con mano la miseria vera,
la miseria vera, quella che forse noi qui non conosciamo, in alcune zone c'è davvero il pane che manca davvero sulle tavole. E come ho detto in queste settimane, se non hai la gente che ha il pane per i propri figli, tu puoi parlare quanto vuoi di legalità, alla fine la legalità non la difenderai. La legalità la difendi se sei rigoroso e combatti contro i delinquenti, ma anche se dai il pane a un padre di famiglia, se dai una speranza di vita a una ragazza, a un ragazzo che deve poter immaginare la propria vita qui, nei propri comuni, nelle proprie terre. Ovviamente, per riacquistare la dignità dobbiamo imparare ad essere una classe dirigente, meno chiacchiere, meno consulenti, meno porcherie clientelari, anzi zero porcherie clientelari. La regione dovrà essere una casa di vetro, come è stato questo comune, una casa di vetro, tutti dovranno controllare tutto, tutti dovranno controllare tutto. E da questo punto di vista siamo qui per lanciare la sfida della trasparenza, del rigore, della legalità. Accettiamo con chiunque una sfida pubblica su questi temi della correttezza amministrativa, della legalità, della trasparenza nell'azione di governo e nel modo di stare nelle istituzioni. Noi qui ci siamo stati in maniera spartana nelle istituzioni e così continueremo a fare dovunque saremo chiamati ad assumere responsabilità pubblica. Allora, finisco qui. Sinceramente non mi aspettavo che eri stentato, pensavo fosse già male. Era solo per venirvi a ringraziare. Vabbè. L'abbiamo girata. Un'ultima considerazione politica. Ho il dovere di ringraziare ovviamente voi, e a voi oltre che un ringraziamento devo un grande fortissimo abbraccio, un grande forte abbraccio. Consentitemi anche di ringraziare gli elettori, i cittadini, le donne e gli uomini di tutta la Campania che mi hanno dato l'onore di rappresentare la Regione. Consentitemi di ringraziare sul piano politico il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi per il coraggio che ha avuto. Non era facile. Obiettivamente non era facile. Era semplice scatenare campagne di aggressione sul nulla, come verrà fuori e si chiarirà sempre meglio nei prossimi giorni, sul nulla. Grazie a Matteo per il sostegno che mi ha dato e per la fiducia che mi ha concesso. Ho visto che qualcuno ha avuto l'impudenza di dire che abbiamo, ora parliamoci chiaro, qui l'unica sfida politica era la campagna. In Puglia, un saluto a Michele Emiliano, un grande abbraccio, ma in Puglia c'era già una giunta centro-sinistra. Nelle Marche abbiamo vinto, in Umbria abbiamo vinto. Poi c'erano due situazioni delicate, una era il Veneto e sapevamo tutti quanti che in Veneto la partita era persa, dovevamo combattere, ma la partita era persa. Poi sapevamo che c'era un punto delicato che era la Liguria, dove abbiamo scontato una scissione irresponsabile, quelli che immaginavano di fare i rivoluzionari dovranno spiegare ai cittadini della Liguria il grande risultato che hanno prodotto dalla rivoluzione a Toti. Questa è la rivoluzione ligure di cui siamo grati ai rivoluzionari a 18 carati, quelli che sono abituati a morire però fra gli applausi, come dico io, e sono contenti. Io questi li paragono sempre alla ginestra di Giacomo Leopardi, sapete, la ginestra contenta dei deserti. Loro sono contenti solo quando c'è il deserto, quando perdiamo, però con le bandiere al vento, però perdiamo gli altri governi. Che grande soddisfazione. Beh, credo che sia stata una campagna elettorale straordinariamente positiva per Renzi e per il coraggio che ha avuto nel sostenere le posizioni. Sapete quanto è stata difficile questa battaglia.
per le vicende nostre, ma soprattutto per una vicenda obiettivamente delicata che ha riguardato il mondo della scuola, che ha creato del malessere e rispetto al quale anche io nelle mie funzioni mi sento impegnato a lavorare perché ci sia più ascolto e perché si corregga quello che deve essere corretto nell'interesse del mondo della scuola. Grazie allora a quelli che mi hanno sostenuto e per il resto ovviamente comincia il nostro lavoro. A voi chiedo ovviamente di non distrarvi, di non cominciare come è capitato qualche altra volta, che comincia la ricreazione, non cominciamo a fare gli imbecilli, la doppia fila, la tripla fila, la quadrupla fila. Sono appena sceso, c'era un motorino parcheggiato all'incrocio di Corso Vittorio Emanuele, sotto il semaforo, ti possano ammazzare, ma è mai così, sotto il semaforo di parcheggiare un motorino. Mi raccomando, con la raccolta differenziata, magari starò un po' più lontano, ma guardate che le telecamere ci sono ancora, senza là che vigila. Allora, oh, non ci distraiamo, cerchiamo di rimanere un modello nazionale di civiltà, di correttezza, di buona amministrazione. Vai a cominciare la creazione. Poi per il resto dovremo completare il nostro programma, il fronte di mare. Piano piano cominceremo a rimettere le corse della metropolitana che sono state tagliate da qualche giorno. Anche qui ci sarà da lavorare molto. Ho assunto degli impegni, adesso mi devo riprendere gli appunti perché ovviamente le cose che mi sono impegnato a fare le farò. Sono piccole cose che riguardano altre città, dalla funicolare di Castellammare Montefaito, quella di Montevergine, le prime che vengono in mente. Qui dovremo fare un lavoro prioritario, assolutamente necessario. Tutta la viabilità in una zona meravigliosa come il Cilento è saltata completamente. Dovremo fare un intervento straordinario per ripristinare le strade. Dovremmo riprendere in mano gli interventi che riguardano la depurazione, dovremmo avere un mare limpido se vogliamo avere turismo e competere con gli altri. La nostra sfida, voi lo sapete, è questa. Non è che dobbiamo confrontarci con il passato, fare un po' meglio, un po' peggio, no. Dobbiamo avere l'ambizione come Campania di confrontarci con il mondo moderno, con le grandi regioni avanzate d'Europa, con la Baviera, con la Renania, con le grandi aree urbane dinamiche, con Barcellona, con Londra, con Berlino, con i territori nei quali la grande architettura si può realizzare diversamente che in Italia, dove siamo appesi alle imbecillità dei finti ambientalisti e di qualche sovrintendenza non molto svelta. Allora, si apre una bella stagione fatta di grande lavoro e di sacrificio. Aiutatemi in questo lavoro. Sapete che da soli non si va lontano. Sapete che da soli ti puoi prendere al massimo l'infarto, ma insomma non risolvi i problemi. Abbiamo bisogno della collaborazione di migliaia di persone. Abbiamo bisogno di coinvolgere in questa grande sfida un intero popolo. Abbiamo bisogno di creare entusiasmi collettivi. E vedrete, appena avremo i primi risultati, questo accadrà soprattutto a Napoli, ci vorrà poco per rimettere in piedi la catena della fiducia, dell'entusiasmo, della partecipazione popolare. Beh, a voi grazie di cuore e statemi vicino. Sempre!